47esima edizione di Vinitaly, siamo ancora con la Federazione Vignaioli Italiani Indipendenti, oltre ad avere un ospite, Sara Vani, che è una delegata delle Donne del Vino, forse l'istituzione più importante in Italia che racchiude proprio le donne che si occupano del vino. Allora, io sono la delegata regionale del Lazio per l'Associazione Nazionale delle Donne del Vino e sono qui a Vinitaly proprio per celebrare il nostro 25ennale dalla nascita dell'associazione. Per inaugurare i festeggiamenti di questa ricorrenza, infatti c'è stata domenica una degustazione proprio del millesimo del 1988 di 10 grandi donne del vino produttrici da nord a sud, quindi abbiamo assaggiato delle etichette che sono coetanee dell'associazione, questo perché mi faceva piacere sottolineare come abbiamo iniziato i festeggiamenti che finiranno mercoledì sera. E in realtà l'associazione si propone di, come devo dire, valorizzare quella che è la presenza femminile nel mondo del vino, sia da un punto di vista produttrici, e sono tante, sia da un punto di vista altre funzioni della donna all'interno del mondo del vino che spesso riguardano la comunicazione, quindi abbiamo tante sommelier, abbiamo tante giornaliste del vino. Bene. Abbiamo ristoratrici, ieri abbiamo un ristorante qua a Vinitaly che è il ristorante delle donne del vino, dove c'è stata ieri una piccola gara tra giovanissime chef socie dell'associazione Donne del Vino che hanno improvvisato una specie di battaglia tra virgolette con i loro piatti di punta. Stiamo dando valore a quello che è l'aspetto l'insieme. Forse sì, femminile in questo panorama italiano. E questo fa molto piacere. A me fa molto piacere aver conosciuto anche Paolo e con Sara poi avremo modo anche di trovarci insieme. Ci vediamo sicuramente a Piacenza per la prossima edizione con i Vignaioli Indipendenti. Io ci sarò, Somiglia Franci sarà e naturalmente buon vino.